tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. È la seconda volta che lo registro, questo What's on my iPhone, perché è la prima volta, non so dove siano andate a finire le clip dove parlavo e quindi eccoci qua. Ho pensato a lungo se fare o meno questo video, anche perché dall'ultimo What's on my iPhone non è passato così tanto, però sono cambiate effettivamente delle cose e quindi ho detto perché non rifarlo. Questi giorni sto facendo anche un sacco di live sia su TikTok sia su Instagram, andatemi a seguire anche lì se ancora non lo fate, e vi ho chiesto appunto se vi sarebbe potuto interessare questo tipo di video e ogni volta voi mi dite sì, il live ti ho proprio conosciuto con What's on my iPhone, oppure il video delle cover. Non vi so dire sul video delle cover perché per quanto mi piacerebbe girarlo, non lo so, poi fatemi sapere se potrebbe interessarvi, ma questo qua sicuramente delle applicazioni per quanto mi riguarda è molto utile ed è una tipologia di video che io guardo spessissimo. Quindi sì, il telefono è sempre lo stesso, il 12 Pro Max, questo colore che tra l'altro è meraviglioso, non l'ho ancora cambiato da allora e ho solo qualche piccolo problema di memoria, ma a parte quello tutto ok. E quindi vi farò vedere un pochino le app che ho all'interno, quelle che uso maggiormente, che mi salvano proprio la vita. Partiamo ovviamente da una delle novità, che è questa cosa dei multischermi, che è una figata, come potete vedere. Sì, il mio è il telefono di una fangirl, quindi ci sono un po' delle mie foto preferite, sì, quelle che trovo più carine e poi le metto come sfondo. Come vedete c'è maggioranza di un soggetto in particolare, ma dettagli, insomma. Rimettiamo quest'ultima qui, ok, e iniziamo subito con le varie schermate. Poi a me piace personalizzarlo, quindi ci ho messo appunto tutte le foto anche dentro. Quindi come prima schermata abbiamo la batteria dell'iPhone, io ho aggiunto altre foto anche qui, questi sono i widget, poi vi faccio vedere con quale applicazione li faccio, quindi li ritroveremo poi nelle schermate. E poi ho messo l'app Steps, che è quella che mi chiedete sempre tantissime volte, che è quella appunto che vi conta i passi. Sì, oggi come vedete sono stata molto sedentaria, ma dettagli, di solito va meglio. Poi prima schermata ufficiale, diciamo che il tema è un po' il concerto di Busan, qui abbiamo Yoongi e J-Hope. Poi abbiamo fotocamera, foto, Safari, calendario, note, messaggi, navigatori, perché ne ho tre? Perché in realtà ognuno ha una funzione differente o comunque un mezzo di trasporto differente. Infatti mappe le uso quando apro tipo le destinazioni da Google. Google Maps la uso tantissimo per i mezzi pubblici e per andare a piedi. E Waze è quello che invece uso sempre in macchina, quindi ne ho tre diversi per questa ragione. Poi c'è orologio, il meteo, cartella non utile con le app preimpostate principalmente, che, attenzione, so che si possono eliminare, ma le tengo comunque perché non si sa mai quando potrebbero esserci utili, quindi mail, TV, bussola, memo, insomma tutte queste che state guardando. Poi abbiamo PayPal, PostPay, Wise, che è una delle banche online diciamo che utilizzo di più, che però ti danno anche la carta poi fisica, quindi la puoi usare nei negozi, la metti su Apple Pay, molto comoda. E questa qui la uso principalmente per le valute estere, diciamo, anche quando devo mandare i soldi in altre parti del mondo, ecco, questa è la più comoda. Poi App Store, impostazioni, poste, vabbè, queste insomma sono tutte delle app appunto delle poste, non mi dire. Invece nella barra sotto, che sono quelle che diciamo usiamo di più, che sono a portata rapida, c'è il telefono, Instagram, WhatsApp e Apple Music. Molto spesso mi chiedono perché Apple Music e non Spotify. In realtà ho anche Spotify, non con il mio account ma quello di Ross, perché una volta ci serviva quindi è rimasto lì. Però io mi trovo molto meglio con Apple Music, ad esempio, cioè proprio come gestione schermata e tutto quanto, non so, ormai ci sono abituata. Seconda schermata abbiamo una mega foto OT7 qua al centro e poi c'è la cartella utile, che è utile veramente, cioè forse è una di quelle che tipo apro 10 volte al giorno, dove c'è My Mail, dove posso inserire più mail di destinazioni differenti, quindi ci puoi mettere Gmail, ci puoi mettere Libero, insomma un po' di tutto. Calcolatrice, contatti, FaceTime, Xe, questa qua un'altra di quelle che mi chiedete molto spesso per cambiare la valuta, tipo apriamo un attimo, vi faccio vedere, 269 euro, e poi vi dice quanto sono, in questo caso io ci ho messo yuan, sterline, dollari e via dicendo, insomma poi potete personalizzare. Poi c'è Google Traduttore, Dropbox, spazio, che adesso vi faccio vedere anche lo spazio del mio telefono, molto bene, disponibile 2%, io questa vita non me la merito, ma così è andata. Poi c'è Libero Mail, dov'è, e Photo Vault, dove tengo praticamente tutte quelle foto che non voglio stiano in galleria, però me le voglio tenere perché, boh, non si sa mai, tipo le foto del
pre, post operazione al seno, cioè tutte quelle cose che se rimanessero in galleria, sapete quando a volte siete tra amiche, vi mettete, oddio ti ricordi questa cosa, poi cominciate a scorrere tutto quanto e insomma non mi piace se poi ci sono persone strane che spuntano fuori così le foto delle poppe, via. Quindi preferisco avere quella. Poi Photo & Co, questa nel corso degli anni ragazzi si è ristretta tantissimo perché ne avevo veramente a tonnellate, adesso ho quelle che si uso di più oppure che mi potrebbero servire effettivamente, tipo Typic, non è che la uso sempre su ogni modifica di foto, anche perché serve soltanto per aggiungere il testo, diciamo. VSCOcam mi piace perché puoi salvare i preset personalizzati e aggiungerle poi sulle varie foto per farle tutte uguali. Facetune penso lo conosciate un po' tutti. Chi fa makeup la usa tantissimo perché ritocchi qualcosa, oppure semplicemente io la uso quando magari le foto dei trucchi per aumentare la saturazione. Retouch invece è molto comodo anche qua per i makeup perché ha una funzione tipo pennello che se avete un brufolino, a volte quando fate i close up si vede anche se casca un granello di ombretto, andate lì pim 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 e lo togliete. Oppure tipo le foto al mare, avete presente quando c'è tantissima gente dietro e invece volete che sembri che c'eravate solo voi in spiaggia, ecco, potete togliere tutte quelle personcine una per una e viene una cosa squisita. Poi Moldive invece la uso per i college, InShot la uso tantissimo per modificare video, mini video, storie eccetera. Unfold, questa qua anche per la personalizzazione sempre delle stories, se vuoi mettere due video insieme, insomma un po' di cose così. PixArt è fighissima per aggiungere gli effetti diciamo sulla foto, tipo non so se vi ricordate quando ho fatto il look della regina cattiva di Biancaneve, non avevo il suo ciondolo esatto, ho cercato la foto della regina di Biancaneve e ho ritagliato solo il ciondolo, l'ho messo sulla foto, l'ho fatto con PixArt. FaceUp invece mi diverte tantissimo perché ha la funzione del morphing, quindi se volete vedere come sareste in versione maschile con i capelli lunghi, i capelli corti, gli occhiali, lentigie, di tutto, lo potete fare, è divertente. E poi c'è appunto Widgsmith, che è quella con cui aggiungo i widget, che sono appunto le foto fluttuanti che vedete qua nello schermo. In realtà si possono fare tantissime altre cose, io diciamo rimango sul basic perché sono un po' una boomer e fare queste cose. Poi app dei trasporti, questa in realtà la uso relativamente poco, nel senso c'è Uber, Citymapper e Lyft, quindi le uso tutte quando sono fuori dall'Italia, quando viaggio. Quanto riguarda i giochi, ormai c'è proprio gli essenziali, perché se guardate What's on My iPhone di tantissimi anni fa, ero piena di giochi. Che cosa ci devo fare? Non lo so. Perché poi attualmente anche adesso, se tipo devo passare il tempo, oppure sono in coda, che ne so, alle poste, di certo non mi metto ad aprire l'app dei giochi. Però ce li ho perché non si sa mai. Quindi c'è Candy Shop, Subway Surf, Crossy Road, Bubble Witch, Ten Ten Block e Sandbox, che personalmente è la mia preferita perché dovete colorare tutte le caselline in base al numero che c'è scritto. Poi iniziamo con tutte quelle di streaming, quindi Netflix, Disney Plus, Prime Video, poi qui c'è YouTube e YouTube Studio, che serve per noi creators per tenere d'occhio, so, nuovi iscritti, tutti i commenti, nuovi contenuti, bla bla bla. Poi l'app del mio cinema, ti amo The Space, sappilo. TV Time è un'altra di quelle molto utili se seguite tantissime serie TV. Infatti ve la faccio vedere aperta questa perché è interessante. Se andiamo nella sezione serie, ci dice appunto tutti gli episodi magari che sono usciti nuovi, li mette in alto, tipo Alchemy of Souls. Io adesso devo guardare le ultime due, le ho viste oggi, quindi clicco così e vedete che mi toglie la serie perché ovviamente adesso è finita. Poi qua ci dice che addirittura sono uscite le nuove 10 di Carnival Row e chi lo sapeva? Vedete quante cose si possono fare? E poi la cosa che mi fa troppo morire, questo è il mio account, vi dice quanti giorni avete perso nel guardare le serie TV, cioè io ho perso 6 mesi di vita. Poi che altro abbiamo? Wallet, vabbè, dove si mettono tutte le carte, StockX idem, Wind3 appunto quella del mio gestore telefonico che forse non avrò mai aperto però non si sa mai anche lì. Vinted Smart Life è quella per accendere il proiettore, quello che vi ho fatto vedere negli ultimi vlog che vi fa tutto l'effetto Galaxy sul soffitto. Poi Yap è un'altra app per servizi online, pagamenti, carte, blibli. Revolut uguale, è molto simile a Wise, quella che vi ho fatto vedere prima. Anche questa vi fa la carta online, quindi insomma è sempre comoda. Col fatto che viaggio e vado molto spesso all'estero, se mi dovessero mai bloccare una o più carte, cosa che
podcast mi è successo, vi ricorderete. Almeno ho sempre dei piani di backup. Poi N26 invece è la mia preferita, è proprio un'app, sembra proprio quella della banca vera e propria. Vi dà l'IBAN, vi dà tutto, dovrebbe avere tipo sede a Berlino tra l'altro. Ho anche di questa la carta e sicuramente è quella con cui mi trovo meglio. E PS, mi avete chiesto cosa ho usato in Corea e questa qui non mi ha mai dato problemi. Poi vabbè, Facebook Messenger, che non ho capito perché ho ancora Facebook e Messenger. Cioè potrei benissimo eliminarli, visto che forse non ho neanche più un account. Twitter, poi c'è TikTok, Telegram. Tra l'altro PS, fatemi sapere se vogliamo aprire un gruppo Telegram, perché anche questo è uscito come discorso nelle live. Poi c'è Google, Google Drive, Pinterest, Big Day. Big Day è sempre una delle mie preferite per mettere i countdown. In questo caso, vabbè, qui vedete tipo quella per i miei 25 anni. 62 giorni. Ne ho anche altri di countdown che però non posso farvi vedere. Poi abbiamo Genius Scan per scannerizzare i documenti. Ragazzi, è una manna dal cielo. O anche qui, se viaggiate molto, scannerizzatevi i documenti, perché dovesse succedere qualsiasi cosa, eccetera, avete tutto. Io infatti ho scannerizzato passaporto, carta d'identità, codice fiscale, bla bla bla. Poi P-Tracker invece è quella del ciclo. Shazam, vabbè, penso la conosciate tutti. Steps è quella che vi dicevo prima del contapassi. CapCut è quella che va tantissimo adesso, per cui trovate anche video su TikTok dove vi metto tutte quelle immagini, quelle musichette, insomma. Ne ho fatto uno anche però che è molto carino, quindi a volte esce fuori qualcosa di interessante. McFit è quella della palestra, AliExpress, Airbnb, ok, non c'è bisogno di spiegazioni. Tra l'altro qui abbiamo il widget di JK. Altra pagina, oh, questa foto mi piace tantissimo, con scritto Rest of My Life e c'è Jean sotto. E abbiamo Amazon, eBay, Apple Store, Booking, IKEA, Expedia, Etsy. Zalando, ho tolto tutte quelle che avevo tipo per lo shopping online, perché mi rendevo conto che era un po' addicted come cosa, quindi ho detto via il problema. Ho lasciato giusto Zalando e Asos, che poi è disperso da qualche altra parte, non sono neanche troppo messe in ordine. Diciamo che ci provo, ma ogni tanto boh, si perdono. I sound è sempre per la musica, però per scaricare le cose tipo da YouTube, quando mi serve qualche suono che appunto è tipo una cover, quindi non è un suono ufficiale che puoi trovare su Apple Music o su Spotify, le scarico tramite questa. Poi appunto abbiamo Spotify. Analog Film è un'app sempre per mettere i filtri sulle foto. My Very Sure, vabbè, quella delle allarmi di casa. Poi abbiamo SingNow per firmare i documenti. Anche qui, quando sono fuori, quando capita che devo firmare un documento, un contratto, qualcosa, almeno posso farlo tutto dal telefono. Questa qui è quella delle percentuali per calcolare, che ne so, lo sconto. Non sono brava in matematica per niente, quindi così è molto più facile. Poi c'è quella di Foreo per tutti i vari dispositivi, Just Eat, McDonald's, Glovo. Qui ho lasciato H&M, che io pensavo di aver tolto ad esempio, e invece c'è anche questa dispersa, Shein. E poi queste qua tutte le compagnie aeree, quindi Skyscanner, Vola Gratis, Korean Air, Asian Airlines, Ryanair. Poi appunto c'è Asos, Sticker Maker. Ragazzi, è la mia vita, cioè se voi foste miei amici su WhatsApp sapreste che ho una collezione vastissima di cui vado molto 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 fiera. Credo occupi tanto spazio anche quella in realtà, perché sono tutte mini immagini salvate, però vi giuro è la svolta della vita. Se non l'avete mai fatto, cioè fatelo, le immagini le potete fare voi, io le faccio con le facce mie, delle mie amiche, ci potete scrivere le frasi, insomma è troppo forte. Snapseed è molto 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 simile a Viscocam che vi ho fatto vedere prima, quindi potete modificare la saturazione, l'esposizione di una foto, la brillantezza, insomma, sempre per rendere le vostre foto più carine. Audio Converter è per creare le suonerie personalizzate. Non mi chiedete come si fa, perché l'ho fatto una volta per grazia divina, non so neanche io come. Però se cercate su internet o su TikTok, tipo, vi dovrebbero uscire, e di solito appunto usano questa. Poi questo qua, Image bla bla bla, è per collegare la macchinetta al telefono quando mi devo passare le foto e sono sempre in giro. Notion vi crea praticamente una lista condivisa di tutti appunto vari elenchi di cose, potete mettere link, infatti io la uso molto spesso con le mie amiche se dobbiamo organizzare magari un viaggio insieme. Abbiamo questa lista condivisa dove poter scrivere le attività che vogliamo fare e mi si aggiorna sia a me sia a lei, almeno possiamo vedere insomma le cose in contemporanea. Poi Manga Reader, questo qua appunto per leggere i manga sul telefono. Farfetch dovrebbe essere eliminata come app, perché ci sono sempre cose troppo fighe, sempre sconti, e ovviamente non è che
si vendono cose proprio economicissime su questa applicazione, su questo sito. Qui invece abbiamo tutta la mia schermata dedicata alla Corea e cose insomma relative al fangirl. Infatti abbiamo qua i nostri due ragazzi, tra l'altro messi così. Quindi abbiamo KakaoTalk, che è il WhatsApp coreano, come vi spiego sempre. Poi c'è Wattpad e Inkit. Sono delle applicazioni dove le persone possono scrivere le storie. E ragazzi, a volte io ci leggo dei libri, ma vi giuro, scritti benissimo. Togliete le fanfiction e tutte quelle cose lì, ma ci sono proprio delle storie inventate da persone che meriterebbero di essere pubblicate come dei veri e propri libri. Io rimango scioccata ogni volta. Poi Papago, questa è l'app che vi dico sempre da avere in Corea come traduttore. Weverse, me lo chiedete anche questo in continuazione. Ila, ma dove fanno le dirette? Dove guardi le cose? Qui. Io vabbè, adesso ho messo BTS e Blackpink, ma potete aggiungere tutti i gruppi che seguite, ad esempio. Vedete loro quando scrivono delle cose, oppure quando fanno le dirette c'è scritto Start Live. Ricordatevi di attivare le notifiche, perché almeno così ve ne accorgete. Poi c'è Weverse Shop, che invece è appunto la parte dello shop dove poi vengono messo il merch, bla bla bla. Coco Dive, idem, per comprare il merch dei gruppi K-pop, forse è uno dei più famosi. Anche se qui in Italia ultimamente ha alzato tantissimo la dogana, quindi non la uso più tanto. Poi Naver è praticamente il Google coreano. Quindi adesso provo a entrare e farvi vedere, ma sarà scritto sicuramente tutto in coreano. E c'è scritto la temperatura che fa, vedete tutta la parte meteo, c'è anche la parte dove potete convertire tipo le valute. E poi appunto è come se fosse tipo una newspaper, quindi ci sono le notizie del giorno, le offerte, potete prenotare anche tantissimi locali, tantissimi servizi. Molto utile, unica cosa appunto è che è scritta tutta in coreano, quindi ogni volta devo stare a fare gli screen, capire, insomma, piano piano, datemi tempo. Poi qui c'è la cartella proprio Corea con tutte le app che... vi ho detto già nel video quello dove e come organizzare il viaggio per la Corea, quindi insomma alcune già le conoscete, ci sono un po' di mappe, un po' per chiamare i taxi, per i servizi di delivery, treni eccetera eccetera. Poi Snow, ragazzi, questa è fighissimo, ve la devo troppo aprire questa, perché è praticamente l'app che usano tutti in Corea per quanto riguarda i filtri. Quindi qua come potete vedere ci sono gli effetti, oppure loro vanno super in fissa quando si mettono tutte queste cose in testa, tipo i coniglietti, oppure vi fanno tutti questi make up. Come potete vedere la caratteristica principale sono occhi giganti e la pelle viene tanto 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 sbiancata. Una di quelle che gli piace usare di più è quella dei glitter in faccia. Infatti per le glitter mask c'è proprio, vedete, tutta una cartella a parte, ma vi giuro ce ne sono tantissime. Poi questa qui invece è dell'Army Bomb, per collegare appunto durante i concerti. Shop è super figa perché se collegate la carta e pagate, quando si può fare tramite i siti, le app con Shop, poi vi calcola direttamente la spedizione, vi fa il track automatico, potete controllare sempre dove sta il vostro pacco, è molto 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 carina. NordVPN, vabbè, questo qua appunto è il VPN, perché boh, non si sa mai se ci serve, ci abbiamo pure quello. Qui abbiamo un'altra scremata con il mio Forever 7, questa foto non smetterà mai di farmi piangere, forse un giorno, chi lo sa, non lo so. E qui ho aggiunto un altro widget che è quello appunto di Apple Music, così se mai dovesse servirmi una canzone al volo vado e clicco qua senza che apro l'app. E qui altro widget, altre foto, JK bam, e qui abbiamo JK con Namjoon al concerto. E quindi ragazzi, questo è principalmente tutto quello che c'era sul mio telefono. Diciamo che a livello di app vi ho fatto una bella introduzione generale, spero di avervi fatto scoprire qualche app nuova, fatemi sapere poi nei commenti e fatemi anche sapere se ce n'è qualcuna che in base a quelle che ho, che utilizzo di più, secondo voi che magari dovrei scaricare che ancora non ho. Detto ciò, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!